Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo video è stato molto improvvisato perché la settimana scorsa, martedì, una ragazza sotto il mio ultimo video mi ha detto: Chiara, fine what I eat in a week, insomma, cosa mangi in una settimana? E io, dato che non avevo tante idee per video che volevo far uscire, insomma, questo lunedì, ho detto sì, dai, facciamolo. Quindi quello che vedrete è cosa ho mangiato tutta questa settimana da lunedì a sabato, perché domenica comunque ho dovuto editare il video e quindi non volevo farlo all'ultimo momento. Comunque, insomma, se volete vedere quello che mangio, lo potete trovare su Instagram, sul mio profilo, no? Diet but Lifestyle, e condivido più o meno tutto quello che mangio sempre. E come potrete poi vedere, dopo che avrò finito di parlare, il lunedì non ho potuto riprendere perché ho iniziato dal martedì, perché la ragazza mi ha scritto martedì, e quindi insomma vi lascio solo le foto del lunedì. Altra cosa, ho cercato di condividere con voi proprio tutto quello che ho mangiato, anche magari le piccole cose se sono andata a stuzzicare qualche volta. Come vedrete, la mia alimentazione è abbastanza varia, cerco di cambiare sempre tutto quello che mangio perché mi stufo in fretta, e abitando io in casa con i miei ho la possibilità, insomma, mia mamma mi cucina magari delle cose un po' più elaborate, qualche volta va di fantasia, io ok, mangiamo e via dicendo. Comunque vi lascio al video e noi ci vediamo dopo. A lunedì ho mangiato semplicemente a colazione del pane tostato che fa mia mamma in casa, dello yogurt e marmellata. A pranzo ho mangiato della pasta con del sugo di melanzane che aveva fatto mia mamma e della verdura. A merenda sinceramente non ricordo cosa ho mangiato, invece a cena abbiamo mangiato pesce, salmone affumicato, gamberetti, insalata e a parte ho mangiato anche dei cracker. Martedì mattina invece ho preparato questa colazione, che in realtà l'ho preparata la sera prima ed è conveniente perché viene molto più buona poi al mattino, semplicemente con fette biscottate. Poi ho preparato questo simil mascarpone utilizzando yogurt greco al 2% di grassi, non allo zero, e un uovo sbattuto e della stevia, e viene un simil mascarpone, viene ancora meglio montando l'albume. È venuta una cosa buonissima, l'avete un sacco apprezzata su Instagram, e vi lascio la ricetta. A pranzo ho preparato della pasta anche per i miei genitori, ho fatto queste orecchiette, io le amo, condite con pesto che fa mia mamma in casa, e trovate la ricetta nelle storie in evidenza su Instagram, e questi hamburger che faccio io con del macinato magro, molto semplicemente, con dell'albume e un po' di pangrattato. A merenda mi sono portata al bar dal mio ragazzo un po' di cereali e un po' di mascarpone che è rimasto, con cui appunto ho mangiato i cereali. Invece mamma ha fatto delle uova strapazzate, degli agretti che se non li avete mai assaggiati ve li consiglio, sono buonissimi, e questi cracker all'acqua che io amo alla follia, se non li avete mai provati provateli. Di mattina colazione molto semplice con questi cereali, io li prendo alla Lidl, costano pochissimo, hanno pochissimi zuccheri e farro soffiato. Metto poi un po' di latte caffè che ho precedentemente riscaldato in microonde, e poi faccio la cremina proteica per avere la dose di proteine. La cremina la faccio semplicemente con 15 g di proteine in polvere, cioccolato fondente sciolto e un po' di acqua o latte per appunto dare e la consistenza della crema. Dopo allenamento, perché mercoledì mi sono allenata, mi era venuta fame, ho mangiato un po' di ananas che mio papà l'aveva appena tagliata ed era veramente buonissima. Per pranzo avevo visto la mattina lo stracchino in frigo, mi è venuto subito voglia di pasta e stracchino. Mamma ha detto aggiungiamoci anche la rucola, infatti è venuto un pranzo buonissimo e ci ho abbinato del prosciutto crudo come fonte proteica. A merenda non mi andava tanto di mangiare perché non ero stata benissimo dopo pranzo, infatti ho la mia fedele borsa dell'acqua calda. Ho mangiato solo queste mandorle e una tisana. Questa qui è veramente buonissima, ve la consiglio. Per cena, allora, io ve lo faccio vedere, ma non è venuto buonissimo, però insomma va migliorato. È semplicemente questa sbobba è tonno frullato con una patata cotta precedentemente lessata, insomma. Mamma si è scordata di metterci dell'olio, secondo me ci stava proprio bene. E poi ho mangiato questo minestrone di farro e dei carciofi.
cena avevo voglia di gelato, per fortuna ho trovato qualcosa in freezer, ho mangiato un pochino, solo un pochino di questo gelato qua, veramente buonissimo. Giovedì mattina ho optato per fette biscottate, marmellata e noci, il mio grandissimo amore, ve la consiglio questa marmellata, la potete trovare su NatBody e come vedete gli ingredienti sono davvero ottimi. Per pranzo ho optato per della pasta di lenticchie rosse che trovo all'Ipercoop e però penso che si possa trovare anche in altri posti. Come vedete è un piatto già completo perché per 100 grammi ha circa 26 grammi di proteine, io ne mangio sugli 80 grammi e ho condito semplicemente con olio parmigiano. Ovviamente non poteva mancare la scarpetta con l'olio e il parmigiano, che per me è una delle cose più buone in assoluto al mondo. Per merenda da Brian mi sono portata questi protein cookie che trovate sempre su NatBody, ma non l'ho mangiato tutto perché dopo metà mi ha molto riempito. Per cena ho provato queste polpette di falafel, insomma di ceci, sono veramente buonissime. Questi sono i macros e per me vanno benissimo, insomma ve le consiglio, sono proprio buone. Le ho accompagnate con del riso integrale e dell'insalatona. Questa insalata è davvero buonissima, con arance, finocchio, mela, è veramente strepitosa, provatela. Poi sono andata a cercare qualcosa di dolce, dopo un'oretta dalla cena ho trovato questi Loacker, ma ne ho mangiati solo due, giuro, veramente. Due mi hanno soddisfatta, infatti poi dopo sono andata a casa di Brian. Venerdì mattina ho preparato questi pancakes con proteine in polvere, non con le uova, vi lascio la ricetta qua, sono veramente venuti super soffici e buonissimi. Ci ho messo sopra questo sciroppo e fiore di cocco, che è stato uno dei miei prodotti che ho provato su NatBody per primi ed è veramente buonissimo. A metà mattina mi è venuta voglia di cioccolato e ho trovato questa qui in dispensa, è veramente buonissima. Mamma ha fatto questa pasta risottata con sugo al pomodoro, pomodorini freschi e dato che non sapevo cosa abbinarci di fonte proteica, ho usato circa 30 grammi di parmigiano che come potete vedere con MyFitnessPal potete vedere i valori nutrizionali. L'intenzione era di mangiare questa mela, ma fino all'ultimo non ho avuto fame. Ho aiutato Brian a chiudere il bar e ho visto una brioche che è rimasta lì tutta sola e ho azzannato quella lì. Ho fatto questo pollo che noi prendiamo in centro Bologna da un macellaio, zucchine e del riso integrale che era rimasto dall'altro giorno che ha fatto mia mamma. Sabato mattina un semplicissimo porridge con 20 g di avena classica e 20 g di avena aromatizzata, acqua e poi sopra ci ho fatto sempre la cremina proteica e viene veramente buonissimo. A pranzo siamo stati a casa della sorella di Brian che ha allestito tutto per il suo compleanno e già dalle 11:30 abbiamo iniziato a stuzzicare un po' di cosine che lei aveva preparato e all'ora di pranzo abbiamo mangiato questa pasta al sugo buonissima al pesce, però quella che vedete nel piatto non sono riuscita a finirla tutta perché avevo già mangiato prima un po' di cosine, quindi ero già abbastanza piena. Il dolce è stato molto buono. Spero che questo video vi sia piaciuto. È stato divertente registrarlo ed editarlo. Per fortuna mi sono ricordata di riprendere tutti i giorni, ogni volta, perché io poi mi scordo anche, quindi è andata bene. Noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta. Cercherò di riproporla più spesso, magari. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!